Bentornati a SS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Diverse volte che veniamo qui al Parco Pertini ultimamente, una perché il bando del comune per aprire il bar e forse anche il ristorante del parco, poi ci siamo tornati per ridire che perché prima abbiamo fatto l'SOS, poi il comune ha fatto il bando, non che la cosa sia collegata, però lo notiamo. Per la piscina. Poi siamo tornati per laghetto. Si guarda il laghetto com'è? Sarà uguale all'altra volta. Guarda, dopo se vuoi ci andiamo, però siamo. Aspetta, dai fretta. Hai una fretta, ragazzi. E poi però siamo tornati appunto qui per il laghetto e poi ci ha chiamato una signora nei giorni scorsi e ci ha detto che ci sono diverse cacche di cani qui. Perché una volta mi ricordo quando io ero adolescente i cani non potevano entrare, perché ridi? Perché quando eri adolescente te, cioè, di che manco c'era il parco, scherzo, dai su. Non c'era, oh, se no c'era il fabbricone. No, c'era il fabbricone, ascolta, ascolta. E dico, quando ero adolescente io, quindi negli anni 90, i cani qui non potevano entrare. Non so quando c'è stata questa svolta, comunque adesso i cani, va bene, ben venga, possono entrare, però a quanto pare ci sono delle cacche in giro. I padroni non sono molto seri e quindi non raccolgono le deiezioni dell'animale, portandosi dietro il sacchettino e poi buttandolo dove si deve, allora. Esatto. Tanto per cambiare. Esatto. Questa era una vecchia battaglia del compianto Massimo Benigni, sui padroni dei cani, ti ricordi? Anche sulla museruola, Sì. Termine che non, è diversi mesi che non senti, anche forse anni che non sentivo più nominare, l'ho detto io. Museruola. Non la mette nessuno. Non la mette nessuno. Non la fanno mettere a nessuno. Uscirà dal vocabolario. I cani non potrebbero essere in quel modo, se li prendi da lontano, liberi così, andare in giro a spasso come vogliono, dovrebbero essere tenuti legati, e anche questo è un fatto civico. E niente, vedi. Quindi logicamente scorrazzano come vogliono, poi fanno i loro bisogni come vogliono, i padroni purtroppo non li vedono quando le fanno e quindi rimangono poi nell'erba. Diciamo che purtroppo non li vedono, ma li vedono bene, dai. Mm. Sì, poi ci vorrebbe anche i guinzagli, no? È logico, del cane avesse... Hai beccato una cacca, cioè il nostro peccato che ha beccato una cacca col piede subito. Fortuna, gli porta fortuna. Sì, sì, è vero, tanto che anche ben visibile non l'ho vista prima. Eccola qua, ecco, sì, possiamo chiudere qua. Ti porta fortuna. Guarda che bel binomio qua, tra l'altro la portiamo anche macchina, a faremo analizzare per vedere se è proprio cacca doc. Dai, un bel primo piano. Eccola qua, è lei. Qualcosa di veramente effettivamente bello. La signora che ha chiamato ci ha preso, ci ha detto una segnalazione che il nostro operatore ha in qualche modo vissuto in pienamente, ecco, mettiamola così. Bene, sono contento il nostro operatore. E anche i tappetini della sua macchina. Va bene. Bene. Guarda che belle margherite, forse è l'ora che viene questa primavera. Speriamo, guarda che non sarebbe più di acqua. Ma ancora non ci siamo. Sai che c'è una battuta che gira sul web, non so se l'hai vista, molte battute che hai visto fanno ironia su quella ragazzina svedese, Greta Thunberg. Sì. Una delle ultime dice che da quando lei ha parlato del suo riscaldamento globale piove sempre. E nevica di mese di maggio, visto? Era meglio forse se ne parlava un po' meno. No, sì, va bene. Vabbè. Comunque, andiamo a vedere se volevi vedere il laghetto, sì, o vuoi vedere la recinzione? No, perché andiamo al laghetto. Vuoi vedere il laghetto. Perché avevamo parlato di una recinzione da Via Giotto l'anno scorso. Là poi si torna anche alla recinzione. No, comunque che hanno messo forse un po' a posto, non benissimo. Il laghetto però già da qui mi sembra di intuire che è sempre uguale. Nonostante l'acqua che è venuta non si è ripulito per niente. Mi sembra quel colorino marrone, bello, sempre in tema, diciamo, dell'oggetto della nostra trasmissione. Come di oggi. Il lago Trasimeno. già. Lo sai, Dicono che sia pulito però, se le analisi, però io il bagno non ce lo farei. Assolutamente no. Anzi, è anche peggiorato, direi, dall'ultima volta. Sì. Addirittura peggiorata. Nonostante tutta l'acqua che è venuta dal cielo, questa non si è pulita per niente, perché poi pensa che abbia un troppo pieno, ma troppo pieno. Quindi non c'è un grande ricambio qui dentro. Assolutamente no. Beh, diciamo fa veramente un po' schifo. Eh sì, abbastanza. Mm-mm. Poi ci vorrebbe una bella fontana qui, un bel getto d'acqua. Sì. Quindi insomma, oltre al bando per il bar, forse dovrebbe fare più che un bando. C'è il bando per il bar, dammi in gestione anche la fontana che la tenga pulita. Il laghetto, è difficile che prenda a gestire il bar, se gli fai capire la fontana secondo me non viene nessuno. Andiamo alla recinzione allora, per completare questo trittico. Attenzione adesso a ripassare nel punto di prima,
perché so che tu vuoi la fortuna, però la puoi ottenere anche in altri modi, insomma. Sì. Infatti quando si fa il karaoke non manco mai di cantare sono un ragazzo fortunato. Perché è vero anche, diciamo la verità. Sì, effettivamente la canto perché è vero. Sei proprio fortunato sul ragazzo, diciamo che si può discutere. No, questo lo dici tu. Perché, oddio, anagraficamente forse non lo sono. Però dentro di te quanti anni ti senti? Dimmi quanti anni ti senti. 15. 15, beh, bellissimo. Vabbè, questo ti fa grande onore. 15. La tua moglie quanti se ne sente invece? La mia moglie se ne sente 70. Ah, proprio quelli, proprio effettivi. Non ce l'ha, ma sente qualcuno in più. Mi dole qui, mi dole là, vabbè. Mi dole su, mi dole giù. Comunque, qui c'era una recinzione l'anno scorso che era stata divelta e quindi permetteva degli ingressi notturni. Sì. Adesso non è che l'abbiano cambiata, no, non ci aspettiamo. L'hanno rabberciata. Però almeno l'hanno rabberciata. Sì. E quindi ora non si scava, almeno da qui non si scavalca più. Vedi? Sì, vedi. Lasciando addirittura lasciato anche la vecchia siepe che si era arrotolata sulla rete, sì. Ci hanno lasciata molto tale che forse si vede meglio la rete. Esatto. Comunque sì, si vede meglio e non si passa più soprattutto. Sì, sì. Non si passa più. Qualcuno ci ha ripassato. Sì. Vabbè, almeno però è un pochino più decoroso. È più difficile entrare, dai. Bene, dal Parco Pertini ci salutiamo. Di Arezzo, ci vediamo domani. Ciao.